Ragazzi, ma che specialità, guardate qua! E che vassoio! Sasà la trippa, se volete andare. Guardate qua, il migliore. Guardate, mi è venuta questa voglia di trippa e sono chiuso fino e là, mo' pigliato. Dove sta, amore? Dove si trova? A Barra, A eh? barra. A Barra. Comunque ci ha messo pure i tarali, ora spremiamo tutto il limone sopra, mettiamo un po' di sale perché a me piace abbondante. E ci mangiamo e facciamo questo bel video mukbang. Ragazzi, buonasera e benvenuti in questo nuovo video. Amore, non Sì. saluti? Ciao Video. bimbi, ciao bimbe, ciao mamme, ciao papà, siamo qui con la tripparella, trippa Come se con fresca. la trippa, perché Trippa di ragazzi, mi è Zaza. venuto un po' una voglia strana stasera di trippa e siamo andati fino a poco di meno A che barra, Barra da da Sasa, Sasà la aiuto, trippa. dai, tutto quanto a du Sasa. No, ragazzi, c'ha un cuore bravo, una brava persona e poi una trippa buonissima. Me l'ha già fatta assaggiare nel Sì. furgoncino, che ha visto i miei TikTok, perché ho caricato i TikTok, l'ha visto già. Grande Troppo Sasa. buona, ma poi c'ha un colore così bianco, fresco, bello. Comunque, ora rispondiamo alle vostre domande su IG. Mi Insieme raccomando, alla trippa. insieme alla trippa, mettete un like a questo video. Se vi piacciono i Pi, 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 pi. nostri video mukbang, scriveteci nei commenti se vi piacciono questi video, altre domande per i prossimi video e cosa vorreste che mangiassimo nei prossimi video Scende trippa. mukbang. E lasciate un like al video, mi raccomando, like e Voglio pure i commenti. tarallo, Mo a amo, come me, facciamo uno a a me, dividere? uno a me, è tutto a me. Oh, Vai, aspetta, no, è come a eh. dividere. E come dividiamo? Perché poi uno pezzo a meno, pezzo a te, voglio provare, poi tutto coso. O divido tu, mi fido di te, e vai a dividere tu. Niente, Andiamo, aspetta, niente, aspetta, le metti la roba tu. niente, niente. Amo, però tu devi dividere Faccio buono. qua, faccio centrale. Che buono, Devi faccio a te dividere qua. buono, poi che vai, chi le ha dato poco tutto coso. Comunque è bello sta la trippa. Poi perché, vabbè, venite su TikTok a vedere video perché. Ma al solito c'è la gente cattiva, però lui è bravo, raga, come bravo, sono affezionata come persona, una brava Bravo, sì. persona, diciamo la verità. Ho pubblicato pure TikTok e mo rispondo alle vostre domande. Amo, devo andare su IG. Amo, tu fai un po' commento, un po' Ma saggio. no, E ma pigliamo sì. piatto pure a me. E come No, mangi tutto che sei tu, tutto vabbè. Era che un po' vignato poco, ma andiamo a mangiare. sei. Io poi ci metto il limone. Allora, aspetta. Andiamo su IG. Maro, quante domande? Allora. Che Sta la cascata. annetta. Aspetta, ma già il primo limone. Amo. Ha già messo il limone. Non rubare il limone mio. Agita Sasa, metti un poco di 100 pelle in più perché mi piace. Ma a voi vi piace la trippa, raga? Questa è una tradizione napoletana. Se venite a Napoli la dovete provare perché è una squisitezza. Com'è di sale? Amo, è buono. Possiamo mettere Noi. pure. Ci ha messo proprio le olive, i lupini. Chissà, solo Sasa fa così: limone, sale, lupini, Buono. olive e taral. Buonissima. Troppo Com'è, buono. amo? Troppo buono. Troppo che sale perché mi sono fissato per qua. Grande Sasa, aiuto. Il gelato si sta già nel furgoncino. Tu già l'hai mangiato, tutto a posto. Rimascendo bello. Buono, eh? Buono, troppo Sasa, buono, a raga. saluta tua. Sasa, troppo bella. Buonissima. Ho desideravo, raga. Mi è venuta la Buoni voglia tarallo. particolare. Allora, Va. Dario, cosa pensi di oggi in palestra con i due ragazzi? Perché oggi in palestra, raccontiamo, praticamente due ragazzi si sono. Io camminavo e loro tipo mi hanno guardato, tipo come che io fossi una Venere. Mi guardavano e si sono girati così, tipo con la bava alla bocca, e poi si sono detti qualcosa fra di loro. Amore, amore, un po' che limone, a me sta piace che ne limone. Amo, occhio chi ne mano a canto. No, amore, però intanto mi hanno Ma guardato buono e niente, meglio e fra eh. di loro si hanno detto pure qualcosa Ma io ti ho tipo. fatto guardare, amo. Amo, ma tu non sei geloso? Io dico una cosa, un po' di gelosia ci vuole. Tu non sei geloso? Tu.
Che cioè non c'è capito, gli altri uomini sono gelosi, tu non sei geloso di me, ma dai, sono Goku. Sono brutti, capito? Ti fidi di me, però che mi hanno guardato. Ma sei contenta? Io sono contenta che mi hanno guardato, ma per il semplice fatto che mi sento avvenente anche alla mia età, essere guardata anche dai ventenni e venticinquenni. Buona. Però tu, ragazze, fatemi sapere nei commenti, che ha già fa? L'ha già lasciata? Perché chi se non è geloso? La metto proprio a tutto chiare. Mamma, bella qui la palestra, poi vabbè. Ma bella qui la palestra, sì. Sempre. Allora, per l'ambiente di Napoli vorresti che tuo figlio crescesse altrove o qui, nel senso che tutto quello che si sente qui a Napoli tra camorra eccetera, ma guarda che quello che si sente a Napoli tra camorra eccetera, ma il male c'è dovunque, ma ormai il male non è più, prima il male era solo la camorra, mo il male c'è male ovunque, ma pure a Milano, a Torino, dappertutto. Questo è come mentalità diversa secondo me, da fuori. Diciamo che, io vorrei che lui avesse dei sani principi, ovunque crescesse, che frequentasse gente per bene, avesse dei sani principi. Ma secondo me questa cosa può avvenire ovunque, raga. Si può accodare a gente malamente, fra virgolette, ovunque. Ma... E può ricevere cose cattive ovunque. Oh no, amo. Comunque assaggio questo qua. Mamma mia, crepe! È troppo buono. È che succano un poco croccante. Mamma mia. Non mi fidavo troppo. Quindi ho un po' paura, vi dico la verità, dopo il Covid si stanno avendo un sacco di notizie proprio brutte. Bravo. Stanno succedendo cose proprio brutte, la cattiveria e la superficialità della gente. Al limite, ho paura, sì, per mio figlio, in futuro, veramente, che mondo riserveremo ai nostri figli. Questo sì, a prescindere da Napoli. Cambiamo il mondo. È veramente. Mamma, anno dopo anno è sempre pensiamo peggio. Siamo noi che dobbiamo cambiare, ma non la gente. Prenderete un altro cane quando andrete nella casa nuova, certo. Magari un gattino. Un cane. Sì, noi vogliamo prendere un altro cane, amo. Sì. Un cane un po' grosso, comunque questo è buonissimo. Cioè calloso. Che buono. C'è la buona proprio che sta fa, eh. Prende da qua. Ma mi mangio pure il tarallo. Anche il cinema a rispa. Hai capito che cos'è la nausea? Non è che sei incinta. Crediamolo al diretto interessato. Sono incinta. Poi ho anche voglie strane della trippa, che è una cosa che io mangio sempre, che non mangiavo da anni. Amo, tu che ne pensi? Può essere. In che senso? Che sei incinta. Ma no, e mi diceva così. Ma ci mettono paura. Annanza cento pelle. Annanza trip. C'è certo me la pelle, la rua cento pelle. Ma ha fatto la battuta, cioè mangio da rallo. Troppo in Milano. Ma fecchio da rallo vicino, mo. Bene raga. Se venite a Napoli. Ma tu hai usato? Andate da Sasà la trippa, che poi alla fine un furgoncino, però ti piglia un numero, talmente nella fila che c'è. Voi lo potete mangiare pure, là, pure là. Cioè i tavolini? Basta, mo, no? Non è assaggiato. E vi fa sto piattino bello con le olive, il tarallo, bello. Assaporate. Ah, fa anche la bruschetta. Fa pure la bruschetta, bello. Se andate, andate a nome di Carlita. Dite, io sono una follower di Carlita, sono venuto perché ho visto video di Carlita. Mi fa piacere se andate, perché è una bella esperienza. Trasmette napoletanità, sì. Non so voi, ma io quando vado nei posti fuori, no? Pure in Italia, mi piace sale a cascate. Mi piace provare le cose tipiche del posto.
E questa è una cosa tipica. Sì, sì. Si trasmette le origini di quel posto. È bello. Bravo Sasà. Non lo sapevo. Poi, la storia che hai messo su Instagram di tua sorella, a cosa era riferita? Ma non so, amore, ho messo una storia di mia sorella. Forse è qualcosa di vago, ma sempre nel senso che io non ho parlato mai male e sfido di chiunque a dire il contrario del sangue del mio sangue, e mai parlare male, mai, non ho detto mai niente perché sono cose private. E, anzi, quando parlano male di mia sorella, tipo, non metto mai a parlare perché una cosa mi dà subito fastidio, gli inciuci e i gossip, non ho mai parlato di queste cose, quindi non ho, anzi, non ho proprio niente di, cioè, era una storia giusto per ogni tanto per far capire la mia posizione, però aio, a mia sorella, quindi stoppa. Fine. Brava. Cosa brava? Un applauso da tutto. È la verità. Nessuna domanda, ho comprato da Caldita Shop in 2 giorni, mi sono arrivati i prodotti, sono ottimi. Grazie. Lara, salutiamo Lara. Un bacio grande Lara, grazie mille per questa bella recensione. Tra l'altro abbiamo anche la promo, proprio in questi giorni abbiamo messo la summer promo, la promo dell'estate, quindi venite a vedere perché c'è lo sconto più grande di sempre del 25% e vi potete fare bella scorta di solari, cose per l'estate su Carita Shop. Il codice è summer25, comunque trovate il banner nel sito. Comunque sì, noi siamo velocissimi, quindi pure se tipo dovete partire in 2 giorni vi arriva il pacco. La cosa bella è quella, è che subito veramente vi arriva il pacco. Comunque questa 100 pelle è buonissima, mo. Cioè veramente, mo era da parecchio che non mi mangiavo la trippa, però me la ricordavo così buona. Cioè c'era buona di qualità, dobbiamo dire la verità. Proprio bella, buona. Consigliato. Sì, top. Sappiamo che se andate vi troverete contento, vi troverete bene. A parte Sasà, è veramente una brava persona. No, veramente una brava persona, ragazzi. Mamma mia, di cuore. Proprio bravo. Vabbè, anche noi siamo bravi. Tu sei bravo. Però lo senti a pelle quando uno è bravo proprio. Promo Carita Shop attiva adesso sul sito, l'ho appena detto. Wow, manca a fare la forza. Summer 25 e hai il 25% di sconto per una spesa minima di 79 euro, e invece poi Summer 20 senza spesa minima, quindi scegli tu o il 25 o il 20% in base a quanto spendi. Stiamo facendo un sacco di pacchi, quindi grazie sempre. Grazie a tutti che ci supportate e che comprate su Carita Shop. Perché mo inseriremo anche altre aziende. Certo. Siamo sempre in continua evoluzione. Che bella questa domanda. Qual è uno dei tuoi più grandi sogni che ancora non hai realizzato? Io ce l'ho realizzato, tu mai. Veramente? Ma la trippa proprio, c'è proprio trippa, che le tirano pa' avanza, no? Non c'è, che le questo fa casazzo, qual è? Che questa, no. Giusto? E al nord poi la fanno anche con la salsa, ragazzi, scrivetemi nei commenti, mi sembra che al nord o a Roma la fanno con la salsa la trippa, invece questa sale e limone è più napoletana. Fatemi sapere voi se la mangiate, insomma, queste caratteristiche. Mi piace scoprire le origini culinarie dei vari posti, lo sapete? Buona. Comunque sogni,
Comunque, uno dei miei più grandi sogni, lo sapete, è quello della casa. È sempre stato quello. Lo sto realizzando, anche grazie a mio amore, che mi supporta. Adesso è andato sulla nuova casa perché è venuto l'archeologo, il geologo. Se seguite le storie, bueno, avete visto. Oh, dottore. Uh-huh. No, no, ne di tutto e di più. Di più. Sto buono, quindi quello è il mio sogno. Poi anche con Carlita Shop voglio crescere sempre di più, anche con Carlita Beauty. Voglio ampliare sempre di più la mia linea. Ma il mio sogno, diciamo che era questo: avere una villa, avere una famiglia, una persona che mi ama, dei figli, eccetera, e avere un lavoro che mi piace. Quindi bene o male le sto realizzando tutte, e avere una mia linea cosmetica, quindi con Carlita Beauty anche l'ho realizzato. Quindi continuare così e crescere sempre di più. Però un altro sogno, che però non lo dico, amore, tu lo sai qual è? È un sogno, magari. È un sogno, però no, che faccio di notte. È un sogno, una piccola cosa per completare questo mio quadretto, che coinvolge anche te. E te ne devo essere. Non faccio. Vabbè, me l'ho detto. Ma tu non lo sai che cos'è? È un sogno. Ma anche dare una bella pelle liscia e setosa, fa pure lui skin care, certo, lui utilizza i prodotti Carlita Shop. In particolare, ragazzi, anche a lui sto facendo utilizzare i prodotti Carlita Beauty, quindi si fa il peeling, la maschera, poi si mette la crema, un po' tutto, amore, un po' tutta la routine. Non lo fa sempre mattina e sera, perché è un po' scordarello, un po' pigro, però almeno una volta al giorno lo fa, anche perché comunque, a differenza nostra, comunque non si strucca, quindi la pelle è più pulita. Noi, diciamo, il trucco va un po' a danneggiare, fra virgolette, se ci trucchiamo troppo, soprattutto con cose molto chimiche e pesanti, va a otturare i pori, eccetera. Lui però fa la skin care, diciamo, se si ricorda, mattina e sera, se no comunque, ad esempio, la fa solo la sera, più veloce. Sì. I prodotti Carlita Beauty, e anche i prodotti che abbiamo sullo shop, spesso me lo chiedete, raga, sono unisex, perché spesso mi scrivono anche i maschi o le ragazze, vai, dicono come? Devo comprare al mio ragazzo, che gli devo prendere. Raga, ma vanno bene per uomo e per donna, cioè sono unisex. Magari una maglietta. Ma infatti, cioè non c'è genere, non c'è. Basta con queste etichette. Soprattutto oggi nel 2023, distinzione fra uomo e donna, cioè non ce ne devono proprio stare. Quindi sono prodotti che vanno bene per. A pari sesso. Esatto, unisex. Quindi mi è piaciuta questa domanda che mi hai fatto. Ramona, un bacio. Ecco, mentre mangiamo, usiamo i prodotti. Bravo, pelle di seta e peeling questo raga. Lo dico sempre, il peeling pelle di seta vi fa una pelle pazzesca, ve la levica, vi stringe i pori. E poi se fate assieme pelle di seta e filtro bellezza la maschera, avete una pelle, vi giuro, dovete provare. Comunque Ramona, ti mando un bacio, che mi hai fatto una bella domanda. E poi mi chiede, consigli per imparare ad amarsi e ad accettarsi di più fisicamente? Io mi sento e mi vedo sempre un cesso. Amore, rispondi tu a questa domanda. E sbagli, perché tu sei unica, esatto. E sola. Bello. Non esiste un'altra persona come te. Esatto. Perciò quando vedo lo specchio, io sono unica. E dico, quando mi vedo la mattina, sono bella, sto bene, e adesso vado ad allenare. Prima di tutto sto in salute. Bravo. Amore, la salute è la cosa più importante. La salute per forza. Se non la salute, non fai niente. E però poi ti devi curare, prenderti cura per te, di te, e vedrai che ogni piccolo gesto d'amore che fai per te stessa ti deve far sentire meglio, e ti fa sentire meglio, ti fa sentire
anche più bella e più amata. Ti devi amare prima tu stessa, eh? Te stessa, bravissima. Mm. Noi, per esempio... Coraggio. Vabbè, poi ti capita la giornata, ecco questo voglio dire. La giornata che tu ti senti un cesso, che tu ti vedi brutta, vabbè, ti capita. Vabbè. Però non devi mollare, cioè nel Passa senso... Ah no, ma tu non ne vuoi più? No, mangia l'altro po', dai. È troppo, sai, si dice, è troppa roba. Dai, La mangi di mano. Poi... Cosa hai provato quando è nato Daniel? Come sei cambiata affettivamente? Ti amo, sei bellissima. Grazie! Allora, quando è nato Daniel, amo, cosa ho provato? Perché lui stava in sala parto con me. Una bella emozione, cioè una bella emozione, che... un dolore, vabbè, dolore, sì, però dolore tu, io no, perché però è un'emozione che un'emozione forte, pure perché lo vedi, ti cambia la vita, ti cambia la vita, raga, non c'è niente da fare, veramente ti cambia la vita vedere quello scricciolino, una cosa straordinaria quando esce, poi vedi qualcosa piccolo piccolo piccolo, mamma mia, ma sono veramente piccoli quando nascono, sì. C'è impressione, poi rosso, rosso, rosso. Poi ce l'avevano portato subito di stanza. E poi la prima cosa che ho detto quando è nato, che stavo ancora in sala parto, ma è sano, sta sì. bene, ti ricordi? La prima cosa. Poi perché lui nacque? Il dottore ci fece la siringa sotto al perino, subito si fa. Ma sì, non mi ricordo io sta cosa. Vabbè, tu stavi sotto i piedi. Vabbè, perché io stavo manco. Ci fanno una stato... siringhina sotto al piedino, proprio piccola. Ma che cosa? Non lo so, forse per farlo piangere. No, non credo, così se no. Ma con medicinale, subito ce l'hanno io. Se lo sapete scrivete. Se lo sapete, qualcuno che lavora proprio là, che cosa fa? Qualche infermiera, a me mi seguono infermieri medici. Quella siringa che gli fanno sotto a piedino. E poi subito lo pesano, gli prendono le misure. Poi racconta il fatto che non ce lo portavano in stanza. E io lo dicevo. Non sta bene così. No, perché viene un'infermiera e ci raccontò questa cosa, cioè ci disse che ci disse che disse non mi ricordo come è passato 3 anni, disse ce lo porto. No, stanno facendo tutti i controlli, però me lo portano in serata. Io che comunque stavo tutta stordita, poi l'anestesia, cosa, non capivo niente, iniziai a dire Non sta bene, visto? Ce lo portarono verso le 10:30. Mia mamma è occupatissima, ma lui mi ha detto... Perché nel frattempo non sta dormendo? Ce lo portarono alle 10:30 in stanza. E se l'ho preso verso la mezzanotte, faccelo dentro. Bello. Se l'ho preso e ce lo portarono poi subito la mattina. Appena aveva mangiato, cosa? Poi se lo prendevo, te lo portavo una dopo. La tosse. Sono una ragazza che si torna in massaggio, Sasa la tippa. Io su Instagram ho messo una foto. Sasa, è una tosse. La vedi. Della strada con la mano così. E lei ha capito Sasa la trippa, cioè. Ragazzi, vi mandiamo un bacio grande. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate tanti like al video, commenti, vi aspettiamo su Instagram e su TikTok. Carlita Dolce, un bacio, ciao a tutti. E su Carlita Shop con la summer promo, approfittate, un bacio, bye. ciao, mo che si sono spegnendo, spegna, io mo faccio cadere TikTok.